E benvenuti e benvenute qui a Dalkan che parla. Signori, voglio farvi vedere lo showcase che c'è stato ieri nel Campfire. Voglio analizzare un pochino quello che è l'Abattoir Obzir. Quindi cercheremo di vedere le immagini e naturalmente commentare un pochetto, perché ci sono delle cose che mi sono venute in mente ieri subito dopo la live che abbiamo fatto appunto sul canale Viola. Quindi andiamo subito a vedere cosa è successo. Allora, in pratica loro hanno fatto vedere questa Sorcerer che ha chiaramente la build e Ball Lightning, però è fatta in una maniera abbastanza, se vogliamo, tanky, perché se vediamo c'ha il God Slayer, quindi classico che si utilizza in questi casi, e poi oltretutto ha anche, vediamo se lo fa vedere più avanti, sì, lo farà vedere, eccolo qui, praticamente ha il Verse Mastery, quindi questo gli garantisce appunto di prendere meno danno. Vedo qua sotto che addirittura ha messo lo sciacquo e ha messo anche i pantaloni che gli potrebbero eventualmente servire, infatti li farà vedere poi successivamente nel caso. E tutto quello che ha è abbastanza tanky, cioè nel senso, se voi andate a vedere anche la sua salute, Attack Power 9394, ma abbiamo 10k di armor, poi con tutte le riduzioni annesse, ha anche 12k di vita. Perché? Perché entrando in un varco, diciamo, perché ormai io li chiamo varchi maggiori perché sono chiaramente i contenuti di Diablo 3, questi riportati su Diablo 4 con delle piccole differenze, conviene avere molta più vita e molta più armatura. Allora, voglio vedere quando va a fare il sigillo. Quando va a fare il sigillo praticamente ci va a richiedere questa 800 di queste polveri, quindi comunque andranno a costare tantissimo. Una cosa fondamentale che bisogna ben comprendere è che questo sigillo non potrà essere droppato all'interno, potrà essere soltanto craftato, il che significa che una volta morti dovrete ricominciare da capo e dovrete ricraftare questo sigillo. Non potrete fare come fate adesso con i vari varchi, che li trovate in giro e di conseguenza vi trovate tanti sigilli, anche se fate il 100 poi ne trovate altri 2 o 3 per la strada. Ecco, questo non accadrà. Di conseguenza vi converrà entrare nel dungeon soltanto quando sarete sicuri di poterlo fare. Incominciamo da qua. Allora, la prima cosa che vi dovete far caso è che il livello attuale dei mostri è 155. Quindi in questo momento loro hanno detto che è come una 104, ok? Però la cosa strana è che è 155 il livello dei mob, che sarebbe un livello in più rispetto alla classica 100. Quindi in teoria a me fa sembrare più che sia una 101. Non so se sia voluto, non so se sia un bug, però loro hanno detto questa cosa. Magari hanno fatto semplicemente un errore quando l'hanno detto. Credo che Joel l'avesse detto. Allora, vediamo un pochino come funziona il tutto. Noi vediamo che non fa tantissima difficoltà inizialmente, perché chiaramente a me sembra una 101 a questo punto. E sulla destra, vedete qui, qui sulla destra abbiamo il timing, quello che vi stavo dicendo prima. Cioè quello che dovete fare è andare a distruggere questi mob prima che questa barra arrivi alla fine. Noi abbiamo circa 10 minuti per poterlo fare. In 10 minuti, in teoria, andando a prendere pack di elite abbastanza grossi, un po' come si faceva con Diablo 3, il trucco era proprio quello, cercare gli elite perché rilasciavano delle palline viola che erano come quelle del malanimo che troviamo adesso su Diablo 4. In questo caso non lasciano neanche le palline, cosa molto utile poiché in questa maniera ci permette di velocizzare tantissimo il tutto. Non dobbiamo recuperare neanche il loot, e questa è una cosa che io amo tantissimo, perché il fatto di doversi fermare a recuperare sempre loot ci fa perdere tantissimo tempo. Vediamo che sulla destra abbiamo lives remaining 0, il che significa che non potremo resuscitare. Una volta morti noi purtroppo dovremo rifare la chiave da capo, e per rifarla intendo proprio ricraftarla, quindi dovremmo sempre avere a disposizione delle polveri, e siccome sono 800 diciamo che bisogna entrare seriamente quando si è convinti. Motivo per il quale discutevamo ieri con il clan anche di questa cosa, anche volendo farla in gruppo il problema è sempre lo stesso: quando uno solo del gruppo muore tutti quanti falliscono. Quindi se volete evitare insomma di litigare col vostro gruppo, cercate di creare delle sinergie molto importanti, perché è facile che una chiave di questo genere venga sprecata in un attimo, perché il danno ovviamente è come una 155, anzi vedo proprio scritto, di conseguenza è comunque abbastanza alta nonostante non sia estremamente alta, almeno il livello 1, il sigillo di livello 1. E qui insomma va a prendere il suo santuario, fa i suoi danni, incomincia ad essere abbastanza veloce, mando un pochino avanti perché voglio arrivare al punto che mi interessa di più,
perché è un pochino come era in Diablo 3. Una volta che riusciamo a ottenere tutta l'energia, diciamo, per riempire la barra, cosa accadrà? Faccio subito vedere. Eccolo qua. In pratica, uccidendo questi elite, finirà il tutto. La barra diventerà rossa e forse i minuti restanti serviranno appunto... No, forse i minuti restanti serviranno appunto a distruggere ed eliminare questi tre elite. Vedo che hanno anche tre affix l'uno, quindi sembrano anche affix differenti. Infatti questo qua c'ha veleno, cosa che loro non hanno, e così via. Quindi hanno anche affix differenti. La cosa è incredibile perché dovremmo essere resistenti davvero a tante cose. Poison Enchanted, Lightning Enchanted e Terrifying. Quindi è importante riuscire ad essere abbastanza resistenti in tutto quello che abbiamo, perché il rischio è proprio questo, arrivare alla fine, morirci qua dopo aver fatto tutta la run. Quindi raga, entrate soltanto quando siete davvero molto ma molto convinti di quello che state andando a fare, perché altrimenti andate a perdere tutto. Una volta fatto ciò, una volta battuti, vediamo cosa succede. Lui si va a beccare anche un unico. Questo unico è appunto Isadora's Overflowing Cameo. È totalmente diverso da quelli che noi conosciamo, perché è qualcosa di nuovo. E fa anche capire, insomma, il suo effetto, che non è assolutamente male. Cracking Energy, quindi dopo aver preso appunto tutta questa energia, abbiamo il 15% di chance di rilasciare una Lightning Nova. Quindi potrebbe essere alquanto caruccia, che farà appunto il 4200 di danno come danno da fulmine, e incrementato del 50% per ogni 100 di intelligenza che tu hai. Quindi molto molto caruccio avere anche questo amuleto. Voglio vedere la parte in cui parla, ecco qua. Tears of Blood. Tears of Blood ormai lo conosciamo, cioè per ogni 5 core stats che hai appunto vicino prendi il 2% di incremento del danno, e possiamo ben vedere di quanto sarà l'aumento. 0,10%, quindi ci fa pensare appunto che dovrebbe arrivare intorno al 200 questo livello. Poi garantisce il più 50% bonus a tutti i nodi rari vicino al range e incremento del 10% per ogni 10 livelli, quindi stra buono. È il Tears of Blood che ci permetterà di fare questi Nightmare e superare questi livelli. Io lo chiamo Nightmare, ma in questo caso si chiama Abattoir of Zir, giusto per essere corretti, perché non vorrei che poi pensaste che questi siano semplici Nightmare. Sono differenti, perché funzionano proprio in una maniera differente. Qui dovete craftare il sigillo e non lo troverete in giro, e qui quando morirete, morirete istantaneamente. Oltre che potrete anche livellare anche gli altri, vedete? Se lui volesse livellare gli altri, siccome darà 1000 di esperienza questo livello 1 dell'abattoir, ragazzi, 1000 sono tantissimi, quindi praticamente questo livello, questo sigillo schizza probabilmente a livello 13, 12, qualcosa di questo genere, se non 15 addirittura. Lui lo livella, lo porta da livello 1 a livello 2, e possiamo ben vedere che già a livello 2 ci chiede 4600 di XP. Quindi immaginate quanta XP ci chiederà ogni volta che saliremo di livello. Però sono anche curioso di vedere quanta XP ci darà ogni livello, perché questa è la cosa importante da capire. Lui è passato a 2.10 qui. Andiamo avanti. Ci fa vedere potenzialmente che potrebbe anche andare a cambiare il tutto, no? Quindi mettere i T-Bolt, che noi conosciamo molto bene. Diventiamo praticamente inarrestabili e prendiamo 50 della risorsa primaria quando noi facciamo magari anche uno scatto, se abbiamo metamorfosi in quel caso. Quindi ci danno una grossa mano nel caso di avere sempre energia, se voleste utilizzare anche eventualmente il Selig. Addirittura sulla destra c'è lo Sciaco. Andando avanti voglio vedere un pochino, perché adesso lui prenderà e farà una chiave 10. E questa seconda run, però, a me non torna una cosa, sono al 157, mi aspettavo di un livello molto più alto. Però in realtà, nonostante siano 157, si vede davvero tantissimo la differenza. Cioè, tra ogni livello, praticamente prima abbiamo visto la 155, quindi questa è 157, quindi sono due livelli in più. Vedete la differenza? Adesso fa molta più fatica ad andare avanti. Questo è un rischio abbastanza importante. Questa non è una build fatta a cavolo, questa è una build fatta molto molto bene, è davvero molto tanky. E nonostante ciò fa molto danno. Voi avete visto quei 10k di armor, se non sbaglio erano, ma diventeranno molto molto più alti nel momento in cui tu hai disobedience e tutto il resto. Quindi il rischio è quello. Però se non sbaglio lui aveva fatto una swap con i T-Bolt, quindi in teoria potrebbero esserci cose differenti. Comunque sia, fatto sta che lui cerca di andare avanti, cerca di portare a termine la chiave, e quello che andremo a vedere a breve sarà appunto che non ce la farà.
perché purtroppo, nonostante abbia giocato, nel senso, abbastanza bene, abbia provato a fare un pochino di tutto. Infatti vediamo che lui fa molta fatica, guardate qua sulla destra, il tempo è che deve superare questo, lui è davvero indietro. E quindi in questo caso, nonostante lui stia resistendo, ma non fa abbastanza danno. Quindi vi fa capire quanto bisogna essere equilibrati. Cioè andare tanky, ok, ma se non fate il danno è un grosso problema. Si fa come in Diablo 3, si fa un grosso, diciamo una grossa pool di nemici che si mettono tutti insieme, e a quel punto si riesce a fare il tutto, perché bisogna ammazzarli tutti contemporaneamente, altrimenti se si va alla ricerca di uno alla volta diventa un problema. E quindi niente ragazzi, questo è attualmente quello che è la Batuar Ozir. Spero che questa Batuar possa essere un qualcosa di diverso rispetto al solito, nonostante abbiamo conosciuto queste meccaniche già in Diablo 3. Io mi auguro che possa essere divertente e soprattutto che possa essere stimolante. Questo, come vi dicevo, è un test che stanno facendo anche con noi per vedere se questi contenuti ci piacciono e se siamo effettivamente contenti di quello che arriverà. Come al solito ragazzuoli, se volete supportare il canale e vi fosse piaciuto il video, lasciate like e iscrivetevi al canale. Da Alken è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!